Amici sportivi, appassionati di box, ben ritrovati per ricordare un pugile della nostra regione, un isontino che è stato campione europeo della categoria dei pesi massimi. Parliamo di Paolo Vidoz, classe 1970, goriziano, che ha combattuto, pensate, per 23 anni. Si è ritirato a 41 anni. Ha iniziato a boxare quando aveva 16 anni e ha trovato sulla sua strada un maestro competente che gli ha dato fiducia, che gli ha insegnato i rudimentali di questa disciplina sportiva, Bruno Piccotti. Ma all'inizio Vidoz tentennava, quando si avvicinava alla palestra goriziana veniva preso dall'ansia, lui dice anche dal panico, per tre volte prima di entrare nell'impianto sportivo è ritornato a casa. Poi si è convinto ed ha iniziato ad apprendere i primi importanti insegnamenti di Piccotti. Per un anno intero ha affinato la box davanti allo specchio. Vidoz ha sempre dimostrato carattere, voglia di emergere, la sua tenacia alla fine lo ha premiato. Ha debuttato nel mondo dei dilettanti nel 1988 ed ha chiuso la sua carriera in questa categoria, appunto nei dilettanti, 12 anni dopo, conquistando alle Olimpiadi di Sydney il bronzo, battuto in semifinale dall'inglese Harrison, che indovinò la partita del secolo e che poi vincerà anche l'oro ai giochi in Australia. Vidoz tra i dilettanti ha combattuto per 135 volte, ha vinto 114 incontri, ne ha persi 19, altri due si sono conclusi in parità. È stato per 6 volte campione italiano dei super massimi, per 2 volte medaglia di bronzo ai campionati mondiali, sempre della categoria, e una volta argento a Tampere in Finlandia agli europei, sempre nella categoria dei pesi massimi. Va anche ricordato che Vidoz ha partecipato alle precedenti Olimpiadi 1996 ad Atlanta, ma è stato superato agli ottavi da un cubano molto forte, Rubal Caba. Nel 2000 Vidoz, che ha 30 anni, decide di fare il grande passo. Vuole diventare atleta professionista e ha un dilemma: dove andrò a combattere? Ne parla con il suo manager, ne parla con gli amici, con i familiari. Le scelte sono due: Germania, dove gli verrebbero garantite borse importanti, oppure gli Stati Uniti. Sceglie di varcare l'oceano e si mette nelle mani di un manager che è una specie di guru del pugilato mondiale, Lou Di Bella. Debutta tra i professionisti al Madison Square Garden il 27 gennaio 2001, battendo per KO Christian Morris. Vidoz ormai convince tutti. Vidoz è considerato pugile in grado addirittura di vincere il titolo mondiale. Rimane in America per 2 anni, vince tutti gli incontri tranne l'ultimo, con un certo Lawrence nel 2002, 17 agosto del 2002. Lawrence vince ai punti. In questo biennio, comunque, Vidoz torna 2 volte in Italia, la prima per combattere a Trieste, la seconda per combattere a Udine, con in palio il titolo italiano dei pesi massimi. Deve vedersela con Alessandro Guni. Vidoz domina il match, vince per KO tecnico.
Una volta conclusa la sua avventura in America, dove affina la sua tecnica, dove impara anche a schivare i colpi, dove impara ad essere anche più smaliziato, Vidot torna in Europa per combattere 6 volte. Torna in Europa e vince i primi 6 incontri nel vecchio continente. Ormai è pronto per tentare la scalata al titolo mondiale. E la possibilità di conquistare la corona intercontinentale gli viene data nell'ottobre del 2004, esattamente il 9 ottobre del 2004. Ma deve scalare una montagna, deve battere un atleta che è più alto di lui di 23 centimetri, 190 centimetri è l'altezza di Vidot, 213 quella dell'avversario, Nikolaj Valuev di San Pietroburgo. Oltretutto Valuev pesa qualcosa come 148 kg contro i 110 di Vidot. In sostanza l'impresa sembra proibitiva, ma Vidot è atleta coraggioso, lo sarà per tutta la sua lunghissima carriera. Il combattimento si disputa a Erfurt in Germania. Il primo round è sostanzialmente equilibrato. Vidot attacca coraggiosamente, sono suoi i primi colpi che il russo comunque incassa con disinvoltura. Poi al secondo round l'epilogo, quello che deciderà le sorti del match. Valuev colpisce alla mascella Vidot, questi resisterà, pensate, per 9 incontri, eppure alla seconda ripresa subisce la frattura della mascella. Le conseguenze sono che il braccio comincia ad avvertire formicolio, Vidot avverte anche stanchezza e al 9° round è in balia dell'avversario e viene sconfitto per KO tecnico. 4 giorni dopo viene sottoposto a intervento chirurgico alla clinica di maxillofaciale dell'azienda ospedaliera universitaria di Udine. Gli viene inserita nella mascella una placca in titanio. Per 1 mese non potrà mangiare, solo sostanze liquide, perde 10 kg, ma Vidot, che è una persona simpatica, la prende bene e dice: meno male, volevo fare dieta dimagrante. Rimane fermo 6 lunghi, interminabili mesi. Sembra finito, in realtà non lo è, perché Vidot è ancora atleta di assoluto valore. Torna a combattere il 16 aprile 2005. Quasi tutti i combattimenti ad un certo livello vengono disputati in Germania, perché è una nazione che a livello sportivo garantisce laute borse ai pugili. Batte Kulikauskas ai punti, poi va a Grado, e siamo nella primavera del 2005, va a Grado per un'esibizione, naturalmente anche per le esibizioni Vidot deve allenarsi, lo fa con scrupolo, con meticolosità, e durante l'esibizione di Grado vince nettamente. Vidot è in condizioni quindi molto ma molto buone per il proseguo della carriera, anche a scadenza quasi immediata. E la fortuna lo soccorre. L'11 giugno 2005 è in programma in Germania l'incontro valido per il titolo europeo dei massimi tra Timo Hoffmann e Michael Sprott. Ma questi, una settimana prima del match, è vittima della gastroenterite, non può combattere, dicono i medici, e l'organizzatore non sa che pesci pigliare, non vuole rinunciare alla riunione, per cui comincia a contattare alcuni pugili, ma tutti gli rispondono: picche, no, non siamo in grado di poter raggiungere una buona condizione in soli 5 giorni di allenamento. Viene contattato infine anche Vidot,
ma il pugile isontino, che come ho detto era reduce dal combattimento di grado, accetta quindi di essere sul ring per cercare di conquistare la corona europea. Ma il pronostico è tutto per Hoffman, che è pugile tecnico, potente, che può contare oltretutto sul fattore campo, che nel pugilato sovente è determinante. Nessuno scommette su Vidoz, ma sul ring succede l'imprevisto. Vidoz è nettamente superiore all'avversario, lo domina nelle prime quattro riprese, deve poi difendersi da un ritorno di Hoffman alla quinta ripresa. Alla sesta però Vidoz manda al tappeto l'avversario, il pubblico è ammutolito, Vidoz è ai sette seli, è in grande condizione, soprattutto sembra voler concludere anzitempo il combattimento perché teme di non reggere per tutti i round. E nel finale in effetti c'è il ritorno di Hoffman, l'ultima ripresa è quasi drammatica, Vidoz fa appello a tutte le sue residue energie, anche al mestiere, e alla fine resiste al ritorno dell'avversario e vince con pieno merito. Se ne rende conto anche il pubblico, che applaude il goriziano e ingenerosamente fischia il beniamino di casa. Un giudice dà 115 punti a Vidoz e 112 all'avversario. Poi un giudice ungherese, Florian, vede in vantaggio Hoffman, 115 per questo pugile, 113 per Vidoz. Manca il terzo, decisivo giudizio di uno spagnolo, Vázquez Marcos, il quale assegna le sue preferenze a Vidoz, 114 punti contro 113. Stando al verdetto, il successo è striminzito. In realtà la superiorità di Vidoz è stata netta per almeno sette riprese e, come ho ricordato, Hoffman è anche finito al tappeto. In seguito Vidoz difenderà per altre due volte il titolo europeo contro Michael Sprott, ancora in Germania. Vince ai punti, poi con un certo Chenzis Koch, altra vittoria, e ancora sul ring tedesco. Infine il 15 luglio del 2006 deve cedere la corona all'assalto di un ucraino, Virkis, che vince ai punti in maniera abbastanza netta. Virkis in seguito concederà la rivincita a Vidoz e vincerà ancora nei confronti del pugile isontino. Ma Vidoz è testardo, è coraggioso, sa di essere in grado di poter ancora ritornare in possesso del titolo europeo. Accetta di combattere in Tunisia contro Sam Il Sam, ma il verdetto gli è sfavorevole. Ma la delusione più cocente l'avrà nella sfida che sosterrà a Milano il 19 dicembre 2008 contro Matt Skelton. È un match a senso unico. Da subito Vidoz capisce che non è in grado di reggere il combattimento. Gli mancano le forze, mancanza di zuccheri, qualcuno dirà dopo. Vorrebbe finire KO perché capisce che va incontro ad una dura lezione, ma alla fine la volontà lo sorregge e riesce a concludere il combattimento. Ormai
La carriera di Vidoz è in fase calante. Disputa ancora 8 combattimenti, uno dei quali anche Cividale del Friuli, che peraltro riesce a vincere. Ne perde 5, l'ultimo dei quali, doloroso, è in palio il titolo italiano della categoria dei massimi. L'avversario è Matteo Modugno, più alto di lui, più fresco di lui, soprattutto più giovane di lui, di 14 anni. Si combatte sul ring di Rezzato. Vido cerca di far valere la sua migliore tecnica, la sua scaltrezza, la sua esperienza, ma il fisico non lo regge più e alla fine Modugno riuscirà a battere il pugile goriziano. E dopo questo incontro Vido dice basta, non vuole più combattere, ormai ha 41 anni, e attacca i guantoni al classico chiodo. Poi dirà che dopo la sconfitta con Skelton sul ring di Milano per il titolo europeo non era più lui, avrebbe voluto forse già abbandonare allora, ma ha voluto onorare la sua carriera, ha voluto in qualche modo cercare di prendersi qualche altra soddisfazione, ma come detto il finale non è stato dei migliori. Ma a parte questo finale di carriera, Vidoz va considerato uno dei migliori pugili italiani del dopoguerra, sicuramente uno dei migliori pugili della categoria dei pesi massimi. In Friuli ci sono stati altri grandi campioni in questa categoria, primo Carnera negli anni 30, poi a cavallo tra gli anni 30 e 40 Luigi Musina, goriziano proprio come Vidoz, ma io vorrei ricordare anche un altro pugile, un friulano, Alfredo Vogrich, che ha combattuto negli anni 50 e negli anni 60 e che è famoso per aver battuto nel 1971 il campione spagnolo Urtain, che aveva l'appellativo di mano di pietra perché il suo pugno era potentissimo.